L'11 novembre si svolgerà il convegno internazionale dedicato alla sonda Cassini, che prende il nome dall'illustre astronomo nato a Trinado nel 1625. Scienziati, professori, ingegneri e ricercatori di fama internazionale che tanto lavoro hanno dedicato e dedicano ancora a questa missione, ci faranno conoscere gli eccezionali risultati e le più recenti scoperte relative al sistema di Saturno. Nelle sere di novembre vedremo tramontare definitivamente le costellazioni che ci hanno accompagnati durante le notti estive. Il Cigno, la Lira e l'Aquila declinano verso l'orizzonte ovest e con loro la parte più luminosa della Via Lattea. Ad est si innalzano i luminosi astri invernali, l'Auriga, seguita dal Toro ed Arione che in prima serata lambisce ancora l'orizzonte. Volgendo lo sguardo verso sud, la scena celeste è dominata dal brillante pianeta Giove, incastonato tra le ben più deboli stelle dell'Ariete. Poco lontani i Pesci, Pegaso il cavallo alato, ed Andromeda. Mercurio sarà visibile appena tramontato il Sole sopra l'orizzonte ovest, non lontano da Venere, per tutta la prima parte del mese. Venere brillerà luminosa ad occidente nel cielo serale per circa un'ora dopo il tramonto del Sole. Giove sarà visibile per l'intera notte, dal tramonto fino all'alba, le sue condizioni di osservabilità rimarranno ottime per tutto il mese.